Eccoci. Buongiorno a tutti. Va tutto bene? Buon sabato. Questo sabato uggioso, a me piove. E niente, ci troviamo come oggi. Anticipiamo, pensavo di non fare niente oggi, ma ho anticipato, per cui ci siamo oggi e non domani. E niente, oggi continueremo sempre con il nostro modellino. Faremo anche qualcosa di diverso adesso, vediamo, nel senso che vediamo di finire questa parte qua, la parte 15, e poi volevo continuare un po' con il Gundam Barbados SD per il video su YouTube, perché sono un po' indietro. E mi manca ancora un po' di pezzettini, per cui adesso vediamo, assembliamo, finiamo di fare i pezzettini qua, assembliamo il 15, così ci fermiamo un attimino e proseguo con quell'altro, così provo a tirarmi avanti tanto per cambiare un pochettino, perché poi c'ho anche un altro progettino in ballo di cui mi è stato richiesto, per cui non è facile gestire tutto tra lavoro e impegni personali qua, per cui si riesce a fare quel che si riesce. Detto ciò, possiamo iniziare a lavorare, così non perdiamo altro tempo. Che dite? Boh, mettiamoci all'opera.
Ricordo per chi non l'ancora avesse fatto, può sempre iscriversi al canale qua, così può seguire le dirette, iscriversi, seguirmi, che l'iscrizione è ancora non c'è. E in più anche su YouTube, se volete, potete seguirmi lì così. Potete vedere tutti i video che pubblico appena riesco a pubblicarli. Perché come ho detto sono un pochettino indietro questo periodo. Andate a vedere i video. Se vi piacciono mettete un bel pollicione in su, commentate. Basta. Campanellina così anche lì mi aggiorna quando pubblicherò i video. E questo aceto storto. Sembra uscito storto. Dà l'impressione che sia uscito storto questo. Capisco se è una visione ottica. Vado un pochettino a rotondarlo perché mi sembra va bene così, dai. Stiamo qui a farlo alla perfezione. Grazie.
Questo qui non mi ricordo com'era. Se andavo piegato oppure no. Ah, forse ci andava su questo pezzo qua. Non mi ricordo sinceramente, adesso andiamo a vedere. Vado a vedere subito. Sinceramente non mi ricordo. Ah, forse è questo che ci va incollato qua dentro. Forse è questo che va incollato qui. Ok. Sì. Ci siamo. Datemi una memoria.
Come sempre chiedo scusa per la live un po' muta. Adesso ci sono i rumori sottofondo. Poi abbiamo chiamato ASMR, giusto? Cito storto. Mannaggia la miseria. Niente. Da rifare. Cito storto. Che è arrivato poca curvatura. Niente, si ristampa. C16. Arrivo. Vedere se c'ho un cartoncino di riciclo da poter stampare. Prendere da qua.
Arrivano scappate. Solito mi tengo sempre pezzi di cartoncino che avanzano perché possono essere sempre buoni per essere utilizzati. Vediamo se esce fuori di questo. Nel frattempo noi possiamo proseguire con altro. Intanto che questo si stampa, si asciuga un attimino. Eccoci qua. J12, J14. Ristampare il pezzo che non c'è venuto fuori subito. Eccolo. Posto. Diamo un attimo il tempo che si asciuga. Così facciamo questo. Si asciuga, e poi possiamo fare quello. Purtroppo quando faremo quello vi porto via un attimo di tempo, devo fare tutti i segni per le pieghe. Sembra molto rotondo questo.
Posso metterlo, lo mettiamo tanto indifferente. Verso basso. Verso basso così. Più o meno ci siamo. Questi sono irrecuperabili, per cui abbottiamo la schiena. Colla la chiudiamo prima che si secca. Spengo un attimo questa luce qua, scusate se non vedete, ma purtroppo non riesco a vedere le linee in rosso, è abbastanza forte come colore e mi inganna nel vedere, è un po' accecante come, almeno a parer mio, mi sembra un po' accecante come colore rosso. Anche nel tagliare tengo, però spenta la luce.
ci fu. Allora, senza sbagliare come prima, andiamo a farci i nostri segni. Di solito facciamo più incisivi. Adesso dovrebbe essere meglio. Facciamo a questo punto, accogliamo prima questi e quelli, ho dimenticato qua. Perché si sta per rompere qua. Sai che mi conviene mettere una striscetta? Mettiamo questo qua così. Così abbiamo reso più rigido quel tratto lì. Allora, stavamo dicendo, ci conviene fare questo così. Facciamo dopo e questo è già rotto. Si è rotto. Allora, facciamo così. Prima questi. Questo
Stavolta è uscito meglio. Questa volta c'è uscito meglio. Ci siamo, per cui poi questo va dentro così. Esatto. Ma c'è molto anche più dritto rispetto a quell'altro. Schiena, anche questo è un motivo perché non sono andato via, che oggi la live non ci doveva essere. Ricordatevi che domani non ci sarà la live. Comunque, seguitemi su Instagram così sapete se ci saranno le live e quando. Allora, direi che questo lo possiamo buttare. Che dite? Bene. Giusto perché poi quello è dentro. Giusto, questo così. E non può essere.
Allora, ricordiamoci, per chi non lo sapesse, qui abbiamo una freccia, vedete, che indica che va a una direzione. Se noi guardiamo questo pezzo, non so se si intravede, ecco qui c'è un'altra freccia. Questo in teoria sta così, questa è la parte alta e questa è la parte bassa. Per cui, seguendo la freccia di qui, ci indica che questa freccia qui va verso l'alto, per cui va messa per così. Anche perché sappiamo che qui, non so se lo vedete, messo di no, qui c'è un'area contrassegnata dove va inserito questo, così. Per cui c'è poco da sbagliarsi. Però su queste cose bisogna stare attenti quando ci sono queste indicazioni qua. Questo pezzo così. Però prima di metterlo dentro, però questo esce fuori. Mi esce fuori un po'. Perché in teoria questo va così. Perché abbiamo detto che questo lo mettiamo verso basso, così. Ecco, verso basso, così. Perché questo poi quando lo metto dentro faccio così e si dovrebbe inserire perfettamente dentro. Allora, freccia in alto, questo verso il basso e sacchete. Ci andiamo a aiutare con le pinze. Lasciamo asciugare, abbiamo detto questo così e poi ci mettiamo dentro questo, lasciamo asciugare, allora questo. Ci dedichiamo a questi.
D3, per cui il D3 qui è l'interno, qua devo mettere l'esterno. Poi questo va messo di qui, dove? Ma è vero che è segnato di qua. Ci rimane l'ultimo pezzo di questa sequenza.
Già iniziamo bene. Cosa che non ho piegato questi. Qualche volta posso fuggire, visto che sono tanti. Tu pensi di aver fatto tutto, ma alla fine non è così. Qualcosa te lo dimentichi sempre. Resto così. Perché facendo così c'è il rischio che strappi tutto e devi ristampare di nuovo, visto che non è così. Ah, questo c'è. Sappiamo questo, piano piano lo facciamo tutto, tanto come ho detto prima non ce n'è. Pazienza. A me non piacciono tanto quando sono così stretti. Usare il cartoncino normale, poi sempre paura che si rompa. Poi questo modellino l'ho ingrandito, per cui questo era piccolo la metà, e essendo piccolo la metà, immaginatevi come diventava ancora più sottile. Prima ho detto, per questi qui, quando fai questi, i Gundam di solito, almeno penso, poi probabilmente sbaglio, io parlo per me. Fare il Gundam, la carta migliore è quella
metallizzata, come avevo fatto vedere forse un paio di live scorse. Comunque dopo lo andiamo a vedere, vi faccio vedere. Anche lì la cosa migliore quando fai questi modelli qui, qua usi quelli piccolini, cioè quando fai il modello originale come è stato fatto dal creatore, 30 centimetri più o meno, 30-35, diciamo che vanno dai 25 ai massimo 35, hai quei pezzettini piccoli che hai sempre paura di romperli. La maggior parte delle persone hanno un plotter da taglio che io non ho, che è molto utile perché ti taglia e ti fa i segni per le pieghe giuste, per cui non rischi di fare il tratto storto. Lo fa bello dritto. Io quello non ne ho, per cui mi tocca fare tutto a mano. E quando ho quelli piccoli così, visto che devi tagliare, fare, ho sempre paura di rovinarli. Per cui se li rovini devi ristamparli. E ristamparli su carta, metallizzata costa, perché la carta metallizzata ha un suo prezzo. Sinceramente buttare via soldi, mi giro anche poi le scatole. Adesso il modellino che sto facendo del Gundam Barbatos SD, lo sto facendo con la carta metallizzata, perché ho visto che i pezzi più o meno sono fattibili da tagliare e piegare, per cui c'è meno rischio che lo rompi. Carta metallizzata molto più resistente, anche se di grammatura inferiore. Problema anche di quello è che io purtroppo devo stampare sulla carta metallizzata. E il problema più grande è che avendo una stampante a getto d'inchiostro non aderisce bene il colore. Cioè, come se viene messo solo sopra. Infatti, poi se ci si passa il dito, viene via, come se fosse polvere e viene cancellato. Quindi, se fai i colori normali, tipo il giallo, il bianco, il rosso, già il rosso un po' più, vabbè, il blu, cioè quei colori chiari, fino lì ci riesci. Quando devi fare i colori scuri, tipo il nero, il grigio scuro, diventa molto difficile, anche perché essendo carta metallizzata riflette con la luce.
per cui non riesci mai a vedere dove tagliare e farle i pieghi correttamente. Invece se si ha un plotter da taglio è molto meglio, perché non devi stampare dal programmino, a quanto ho capito. Io parlo da ignorante perché non ce l'ho, ho visto vari tutorial, video YouTube dove li usano, e poche parole, basta segnare il contorno da tagliare, segnare le linee dove devono essere leggermente incise per poi piegate, e lì diventa un'altra cosa, cioè non hai bisogno di stampare. Note che hai fatto quello, segnato quelle cose lì, poi hai già tutto pronto e stampa, e mettendo nella macchina, nel plotter, poi ti taglia già tutti i pezzi corretti in modo giusto. E non devi stare lì a sclerare, a stampare, tirare le righe e tutto quanto. Piacerebbe mai fare i lavoretti con quel tipo di carta, però, come detto, come carta costa. Sì, è vero che posso portarlo in copisteria, però anche lì girano le scatole che devi sempre pagarlo. Io direi che è arrivata l'ora di assemblare il tutto, vedete? Allora, questo è così, perché questi sono tutti i pezzi che vanno via. Allora, qui abbiamo. Qui sarebbe comodo avere qualcosa da infilare dentro che lo tiene rigido. E purtroppo non ho niente da potergli mettere dentro che tenga rigido. Pennarelli. Se fosse un po' più grosso. Non pensate male. Non siate maliziosi. Adesso col petto cassetto faccio vedere che cosa sto facendo, anche per è stato richiesto di fare un panda. Ho iniziato ieri sera con la testa, poi lo sto facendo piano piano anche questo. Questa.
la chiavetta USB, stavo qui. Niente, ci adeguiamo al fallo così. Allora, questo così. Di gel per vedere se riesco un pochettino, sì. Sfugio particolare. Ah no, ok, questo va messo. Già mi stavo venendo coccolone, che avevo sbagliato. Ci siamo, questo invece così. Ok. Abbiamo questo, per mettere così qua. Allora, questo con il basso così. Thank you.
Questo. E faccio lo spessore. Vedi? Qua che cosa mi manca? Mi manca una cosa che poi sarà di là. Esatto. Ancora va bene così, dai. Questo devo metterlo qui, per cui posso prima mettere questo, così vedo dove lo metto. Ci metto qui, allora a questo punto posso mettere questo, poi ci metto questo. Allora ci infilo questo. E questo lo metto qui. Poi ci metto questo lì, ok, allora facciamo così. Questo è giusto così, questo così, e dovremmo esserci. Perché questo non è incollo, tanto poi è bloccato da quello. Se ci arrivo con questo, sì. Ecco. Questo ce lo posso mettere qua così. Qui sì che mi andrebbe comodo questo. Così mi fa lo spessore. Grazie.
Scusa, questo con cosa si aggancia? Si lancia con questi. Questo l'ho messo così. Abbiamo questo che mi hanno detto che va a finire così. Ok. E questo è così. Un po' in giù, così si fa bene. Questo si è stortato, mannaggia la miseria.
Ci siamo quasi, manca solo questo. E questo andava così, credo. Mi ricordo. No, questo va così. Qua. Questo qua va così. Sa che possiamo terminare con questo online. Pensavo di fare prima, però c'è stato il contrattempo, il cosino che abbiamo sbagliato a stampare. Fateci caso che adesso questo è storto perché tanto dopo si di qua si incolleranno basta. Abbiamo concluso anche oggi la gamba, una parte della gamba. Questo che adesso vi faccio vedere. Questi sono tutti i pezzi del busto, me ne mancano ancora 5-6 per finirlo e poi assemblarlo. Ripeto, non è semplice quando hai poco tempo a disposizione, perché poi sono così tanti piccoli e assemblarli ci vuole tempo. Poi ripeto, come vi ho detto, questa è carta metallizzata e poi si cerca anche di farlo il meglio possibile per evitare di fare meno errori e consumare carta per niente. Quello che volevo dire, vedete che qui la uscita da schifo la stampa perché è getto di inchiostro, non ha aderito bene il colore. Adesso stavo pensando o di rifarlo questo, cioè il rosso, oppure lasciarlo così, non so neanche io.
queste qua, questa è la nostra testolina, dove trovate già il video ricaricato di questo, cui se vi piacere potete andarlo a vedere. Direi che possiamo chiudere qui questa diretta. Abbiamo assemblato anche una parte della gamba. Direi che siamo a posto. Questo ci è uscito un po' storto, però ci ho voluto fare. Pazienza. Questo verrà così. Vedete? Meglio, questo è così. La prossima volta un passaggio sarà questi. Poi ci sarà quella parte qua del ginocchio, questo, tutta questa parte qui, e poi non ci resta quell'altro, quegli altri qua. Non so se ci vediamo. Oh, questo è rovinato. Non so se ci vediamo sabato o domenica. Comunque, vi lascio detto su Instagram, qui seguitemi lì. Basta, grazie della visione, grazie di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento a settimana prossima. Avrò sempre un punto di domanda. Di nuovo buon fine settimana, un salutone. Ciao!